Un saluto a tutti gli amici di appsparadise.it. Quest'oggi andremo a fare il confronto tra i due top di casa Sony, Xperia Z Ultra e Xperia Z1. Entrambi i terminali godono della stessa versione di Android e teoricamente degli stessi display. Stessa, dico teoricamente perché i due display non sono gli stessi, lo vedremo nella recensione. Godono anche di stesso processore, stesso quantitativo di RAM, stessa rete, quindi per entrambi abbiamo LTE, oltre che molto altro che andremo a scoprire ora. Il prezzo anche se molto simile, 699 729 come la versione di Android, LTE 150 megabit per secondo per entrambi, come per quanto riguarda NFC presente per entrambi, come entrambi disponibile la possibilità di essere impermeabili all'acqua e anche alla polvere. Processore entrambi Snapdragon 800, 2.2 GHz, quad core e GPU Adreno 320, oltre che 2 GB di memoria RAM. La memoria interna espandibile 16 GB e la batteria da 3000 e da 3050 mAh. Le autonomie sono stranamente molto simili, non ho ben capito il perché, mi aspettavo un po' di più da questo Sony, ma non c'è tantissimissima differenza da uno all'altro. I due display godono entrambi di un display capacitivo TFT Full HD rispettivamente da 6.4 5 pollici con tecnologia Triluminos per entrambi per quanto riguarda la retroilluminazione e oltre che la tecnologia Triluminos X-Reality, ecco, non mi viene in mente il nome. Fotocamera nel retro, opla, bella la versione viola, mi piace veramente tantissimo. Flash LED presente su XP e su Z1, non presente su Z Ultra, mentre abbiamo 8 megapixel da una parte e una 20 megapixel con ottica G per quanto riguarda il Sony Xperia Z1. Entrambi registrano video a 1080p non 4K e 2 megapixel di fotocamera primaria. I pesi non si discostano molto l'uno dall'altro, perché abbiamo un 170 grammi e un 212 grammi, entrambi sono in vetro e offrono un ottimo touch and feel, in mano sono veramente ottimi, però anche per quanto riguarda le dimensioni sono tutto sommato simili, nel senso che entrambi hanno una grandissima ottimizzazione per quanto riguarda le dimensioni, i bordi sopra e sotto. Andiamo a sbloccare i due display per farvi vedere, per farvi rendere meglio l'idea. Sopra e sotto e laterale, non è certo, le dimensioni non sono sostanzialmente il massimo. Parliamo quindi ora di interfaccia, andiamo a mettere solo un giornale per coprirci dai riflessi. Ecco fatto. Noi possiamo vedere che la fluidità è ottima per entrambi i terminali, vedete qua è ottima, qua pure, come nell'app drawer, vedete qua è ottima come qua. L'interfaccia, non parlerò sostanzialmente di un'interfaccia piuttosto che un'altra. Qua non so che cosa ho impostato, ordine personale, e le due fluidità sono veramente ottime. Ci eravamo dimenticato di dire nella recensione, nel confronto tra Z Ultra e Note 3, lo anticipiamo ora, che le icone sono messe in molto piccole, sono piccole le icone, sono leggermente più grosse queste qua dello Z1 e qua sono più piccole. Cosa interessante per il semplice fatto che possiamo sfruttare realmente molto bene le dimensioni del display facendo icone piccole, così che da non avere icone giganti che realmente non è che servono moltissimo, anche se Android 4.4 KitKat sta andando verso questa verso quest'idea. Parliamo subito di display che andiamo a vedere se la luminosità è messa pari per entrambi i dispositivi. Display qua sono sicuro che è al massimo, mentre qua non ricordo se sì è al massimo, e lo si può notare già in questa interfaccia le due differenze di bianco, qua molto più grigio il bianco, qua era molto più bianco. Anche la luminosità mi sembra più alta questa qua sul Sony Xperia Z Ultra, quindi tra i due meglio Z Ultra, che possiede qualche funzione. Intanto andiamo a fare uno zoom un attimo sui telefoni. Ok, migliore su Z Ultra. I display, le funzioni sono le stesse per quanto riguarda le impostazioni, non ve le faccio vedere, faccio vedere solo le info sul telefono, la versione di Android, ma nient'altro, il resto delle funzioni sono le stesse, come l'album sostanzialmente fluido uguale per entrambi i terminali.
Andiamo a far vedere la stessa immagine per entrambi. Vabbè, qua abbiamo aperto questa qua, andiamo a aprirla anche qua. Possiamo vedere che i neri sono molto buoni per entrambi i terminali, non notiamo differenze, mentre la qualità della foto messa, andiamo subito a fare uno zoom out, come non detto, messa così le foto non sembrano che godano particolare differenza di colorazione da una all'altra. Sì, un pochino si nota, abbiamo più luminosità qua rispetto a qua, le foto sono più accese, andiamo a vedere, zoomiamo qua per farvi vedere i colori che sono più accesi qua che rispetto di là, ma anche gli angoli di visione sono migliori. Andiamo a cambiare foto inizialmente, una che stia quando i terminali sono posizionati in posizione portrait. In questo caso non riusciamo a girarlo, ma per il semplice fatto che l'avevamo al contrario. Ecco, andiamo a mettere questa immagine per entrambi, dove possiamo vedere che gli angoli di visione, qua ci sono riflessi, non si noterà tantissimo, sono sicuramente, ecco qua comincia già a notarsi, sono sicuramente a vantaggio del Sony Xperia Z Ultra, che sono sicuramente migliori gli angoli di visione. Quindi per quanto riguarda i due display, assolutamente migliore Z Ultra per quanto riguarda bianchi, i neri sono simili, ma anche per quanto riguarda i colori, che sono più accesi, anche più bello vederlo su questo grosso display, e anche i colori in sé. Ovviamente per entrambi abbiamo la funzione di small up per quanto riguarda il multitasking, come possiamo vedere qua. E già che ci siamo, che abbiamo aperto quello del browser web, ok, non ci stiamo riuscendo, non so bene perché. Comunque andiamo ad aprire Chrome per entrambi, che è il browser predefinito. Andiamo ad aprire qua appsparadise.it, il nostro blog, qua ce l'abbiamo già. È rimasto l'ultima pagina aperta, l'ultima recensione che abbiamo fatto, non l'abbiamo più utilizzato. Pagina desktop, i caricamenti sono sostanzialmente gli stessi, l'andremo a vedere ora. Uno e non ci prende qua il comando. Andiamo a ricaricare la pagina. Non so bene perché non ci prenda il comando. Ci ha preso la foto. Boh. Ok, ora ce l'ha preso. Comunque, credetemi sulla parola, i due caricamenti sono identici, il processore è lo stesso. Come la fluidità web è molto simile, non ho notato particolari differenze da uno all'altro. Andiamo a vedere il pinch to zoom qua. E qua vedete che è veramente ottimo Chrome su questi due terminali. La luminosità, la definizione è molto buona per entrambi, essendo entrambi Full HD. Certo che sul Sony Xperia Z Ultra si vedono più notizie, decisamente meglio. Parlando di fotocamera, abbiamo qua il pulsante di scatto, qua no, qua andiamo a cliccare, quindi il pulsante di scatto della fotocamera, mentre qua la fotocamera ce l'abbiamo proprio qua. Non ho preso né un comando né l'altro, sono stato fortunato. Ecco qua, dove vediamo delle differenze dell'interfaccia, non solo per la scelta delle modalità, che qua si possono settare così, si possono scaricare dal Play Store delle altre modalità, mentre qua ce l'abbiamo in questa posizione. Oltre a ciò abbiamo una fotocamera migliore per quanto riguarda megapixel, per quanto riguarda funzioni interfaccia, per quanto riguarda lo Z1. Per quanto riguarda l'immagine in sé, andiamo a zoomare qua per entrambi. Mi fa quasi strano dirlo, ma la fotocamera di Z1 non è proprio il massimo. Ha più rumore rispetto a quella di Z Ultra. Possiamo vederlo già in questa foto, vedete qua sotto? Dà più impressione di rumore questa foto, che rimane comunque molto più luminosa. L'obiettivo cattura più la luce e le foto al buio vengono decisamente meglio, come la definizione stessa delle foto. Potete vedere qua che la definizione è sicuramente migliore qua rispetto che qua, ma abbiamo più puntini di rumore video sul Sony Xperia Z1 rispetto che al Sony Xperia Z Ultra. Comunque sia, fotocamera, come potete vedere, di definizione, di luminosità stessa della foto, migliore ovviamente sul Sony Xperia Z1. Qualità telefoniche sono sostanzialmente alla pari.
Mentre andiamo su YouTube per entrambi, abbiamo resettato il terminale prima della nostra video recensione, come nostro solito. Per chi non ci segue, per chi ci stesse seguendo per la prima volta qua su questo video, noi facciamo sempre così, andiamo sempre a cerca app, utilizziamo per la prima volta il tab cerca app per cercare YouTube qua. Ecco fatto, qua non so perché ho riprodotto pallavolo femminile. E noi come nostro solito utilizziamo sempre i terminali resettati prima di fare la nostra recensione, così da farvi vedere il più stock possibile, per farvi realmente vedere come sono in realtà i due terminali, senza strane nostre installazioni che possono rallentare il dispositivo. I due altoparlanti sono situati qua in basso, andiamo a farvelo vedere giusto ora, qua è questo qua piccolino, mentre qua per il Sony Xperia andiamo a metterlo alla stessa stesso punto per entrambi, mentre qua la griglia è molto più grande, sembra che possa celare un altoparlante enorme, ma non è realmente così. Andiamo quindi ora subito a riprodurre questo Xperia Z1. Ora andiamo a riprodurre il Sony Xperia Z Ultra. È notevolmente più basso. Per entrambi gli audio sono molto buoni, più buoni quelli su Z1 e anche per quanto riguarda la potenza. Prima di salutarvi, ovviamente su Z1 abbiamo tutte quelle funzioni relative all'utilizzo di matita piuttosto che altri oggetti, ne abbiamo utilizzati molto nella recensione, abbiamo utilizzate molti, allora usciamo. Per quanto riguarda la gestione di nuove note, che funziona anche bene la scrittura con il pennino, e anche la possibilità di disegnare a mano libera. Certi disegni non vengono benissimo, ma comunque sì, è sempre un plus che ha in più rispetto al Sony Xperia Z1. Da cosa si può notare il lavoro di Sony su questi due terminali, al fatto che siano fatti anche per essere utilizzati in coppia? Semplice, Xperia Z1 può essere utilizzato come pennino per scrivere sul display di Sony Xperia Z Ultra. Ovviamente stiamo scherzando, però è una particolarità interessante da potervi far notare, che assolutamente può far sorridere in molti. Per il momento è tutto, quindi un saluto da Sergio Bosio per appsparadise.it.